Una sconfitta indolore, la Reggiana passa 2-0 al Bonolis, ma Granata non basta per festeggiare la B. Il Diavolo invece il suo obiettivo lo aveva centrato già prima di Pasqua e quella con la seconda della classe è stato un appuntamento servito solo a salutare lo stadio di casa. Il pallino del gioco, come era ampiamente prevedibile, tutto reggiano. La squadra di Diana vorrebbe mettere pressione al Modena e va vicino al vantaggio con Zamparo che danza in area e stampa il sinistro sull'incrocio dei pali. Teramo ordinato in difesa ma che fa fatica a ripartire. Sciaudone al 19esimo tenta con la conclusione dalla distanza alta sopra la traversa. Destino simile per Luciani che sfrutta la battuta di un corner di Rosafio, destro volante al lato. Non di molto. Il Diavolo si vede per la prima volta al 39esimo con la discesa di Jacoponi che chiude il triangolo con Azio Smanovic ma spara debolmente verso Venturi. Teramo che reclama per il contatto Bernardotto Cremonesimo, un Aldi estrae il giallo tra le proteste del Bonolis ma al 43esimo la Reggiana cala il gol del vantaggio. Libutti recupera su Mordini a destra e innesca il tuffo di Cigarini che batte Perucchini proprio sotto gli oltre 800 sostenitori della Regia giunti in Abruzzo. L'avvio di ripresa con Forgione e D'Andrea per Rosso e Malotti non cambia. Perucchini si supera prima su Zamparo di testa, poi sempre di testa su Kautz imbeccato da Rosafio. Le notizie che arrivano dal Braglia però non sono positive, ma la Reggiana insiste con Sciaudone liberato da un regalo di Codromaz, pallone al lato. Poi si va dal potenziale 1-1 allo 0-2 nel giro di un minuto. Il liscio di Cremonesi in area spiana la strada ad Andrea. Il tap-in centra il palo interno col pallone che termina tra le mani di Venturi. Scampato il pericolo, Rosafio, lanciato sul filo del fuorigioco, con lob supera Perucchini e chiude il match. Anche perché la diagonale di Zamparo e la testa del neoentrato Porcino non cambiano i destini di un match che alla Reggiana serve solo per arrivare nel miglior modo possibile ai playoff. Per il Teramo invece obiettivo raggiunto e stagione chiusa. Ora vacanze meritate, ma la partita più importante inizia da domani in poi.